Puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Bentornati in trasmissione. Allora Marco, stavamo parlando del piccolo Giro di Lombardia. Ormai eravamo nelle fasi finali. Comunque dicevamo Ghisallo, la zona da Brianza, per i corridori sono test importanti, proprio anche per chi segue i corridori deve scegliere. Tra l'altro nel finale ci sono tutti i corridori che bene o male passano nelle prime squadre l'anno prossimo. Allora il Ghisallo, giusto per menzionare 10 secondi, è una salita simbolo per tutti i corridori, non solo lombardi, per tutti i corridori a livello mondiale. Io so di gente che fa proprio delle gite, delle escursioni per venire a Magreglio e fare la salita del Ghisallo. Quindi, adesso ripartiremo infatti con le immagini, così andiamo a vedere questo finale, 177 chilometri di gara. Qui siamo ripartiti con l'immagine da Ghisallo. Marco, 177 chilometri, una distanza importante che già forse una dei più lunghe nei dilettanti, diciamo negli under 23. Credo di sì, prima c'era qualche altra gara tipo la Milano Rapallo che raggiungeva 200 km e quant'altro, però penso che nel panorama under 23 questa sia la competizione più lunga. Ti fa già pensare, insomma, 177 km under 23, è normale che le squadre che sono più organizzate hanno anche i corridori che possono primeggiare. Qui siamo con le immagini proprio del gruppetto inseguitore nell'ultimo chilometro. In testa al comando da solo c'è il corridore Harry Sweeney, che andrà a vincere questa edizione importante del piccolo Giro Lombardia. Vediamo proprio queste fasi finali di controllo. Nella top 10, Marco, un solo italiano, Kevin Colleoni, in nona posizione. E una top 10 ricca, come diciamo, di corridori stranieri, di squadre alveari, sì, dei professionisti. Questo purtroppo sì, è da menzionare, è da dire. È nel top 20 addirittura due corridori, uno nono e uno diciannovesimo. Kevin Colleoni, figlio di Melda Chiappa, grande corridore, l'anno prossimo passerà professionista. E qui vediamo l'ottima vittoria, vedi, Lotto Soudal. Sembra l'arrivo di una gara di professionisti, esatto, quindi esatto. E qua la volata per il secondo posto con Jacob Indegaul della 1X, che dicevi, la squadra prima, e terzo il Francais de Jeux. Quindi Debesé. Allora Danilo, questa è tra l'altro una gara bellissima, questa fuga, sono andati via più o meno 26-27 corridori già dalle prime fasi della gara, e sono rimasti sul Ghisallo, sono rimasti 8 corridori che li abbiamo visti arrivare all'arrivo. Poi Kevin Colleoni è stato molto bravo, che nel corso degli ultimi 20-30 chilometri si è tenuto e ha fatto la nona posizione. Aspettarsi qualcosa di più? Punto di domanda? Sicuramente sì, però abbiamo visto che squadre ci sono. Quindi cosa manca, Danilo? Ne parlavamo prima di iniziare la trasmissione. E qui infatti volevo provocare un pochino io. Marco si aspetta che attacco. Perché abbiamo visto un po' la fotografia del ciclismo comunque professionistico. Cioè nei 20 due italiani, tanti stranieri che sono cresciuti, le squadre che lavorano sui giovani e li fanno crescere. Vediamo, oggi abbiamo visto in questi giorni la tappa, lunedì, la tappa sull'Etna al Giro d'Italia con la vittoria di un ecuadoreno, dopo Carapaz un altro ecuadoreno e va a conquistare una tappa importante al Giro d'Italia. La maglia rosa la mette un altro straniero. Nella classifica e in gara abbiamo visto i nostri che amiamo, che gli vogliamo bene, perché Nibali, Visconti, irriducibili, veramente Pozzovivo, che con i problemi che ha avuto anche le operazioni, via dicendo, e poi Ulissi, più giovane, diciamo, dei quattro leader che abbiamo visto questi giorni, a parte Ganna, giovanissimo, perché Ganna ha 24 anni, però abbiamo gli over 30. Ci mancano i nostri giovani. Abbiamo visto una scena lunedì nell'arrivo sull'Etna, che c'era Fabbro che stava facendo un'andatura forte e poi è stato fermato per lavorare per Maika. Quindi diciamo che questo è il problema un po' di non avere una squadra World Tour nostra che fa crescere i giovani e gli dà più spazio magari per poter diventare anche leader, per diventare crescere con la mentalità da leader. mi metti in difficoltà, nel senso che ti ho detto
stringere è molto difficile, perché c'è veramente tanto da poter parlare. Innanzitutto, a mio avviso, purtroppo, parliamo sempre purtroppo, mancano le famosissime squadre World Tour italiane. Hai visto che in un piccolo giro di Lombardia, dove è importantissimo avere una squadra organizzata, ci sono squadre che sono, come abbiamo detto in precedenza, alveoli delle squadre World Tour. Purtroppo in Italia, non essendoci queste compagini, non ci sono neanche questi alveoli. Cosa succede? Succede che stiamo parlando, abbiamo detto che questa gara l'anno scorso l'ha vinta Bagioli a soli 20 anni. Il corridore che ha vinto a 22 anni è un quarto anno nella categoria Under 23. In Italia cosa succede? Giustamente, ci sono corridorini molto bravi, molto forti, che da juniores passano a categoria Under 23, esprimono subito il loro potenziale, le loro qualità, le squadre World Tour se li prendono. Quindi cosa succede? C'è poco movimento, se mi permetti, poco movimento negli Under 23, perché i giovani forti che abbiamo vengono subito presi dalle squadre World Tour, purtroppo straniere. Però se guardiamo anche, Marco, esempio, Tour de France, primo corridore in classifica generale italiano, Caruso, che è arrivato decimo, facendo il gregario, perché ha dovuto lavorare per Landa. Come Caruso, come altri, se ci fosse una squadra che gli dà spazio, magari un qualcosa in più, anche la mentalità cambia, perché sappiamo che comunque bisogna anche avere carattere, logico, perché fortunatamente ci sono giovani che si prendono le responsabilità di attaccare, di rischiare. Stavo arrivando a quello. Spesso e non volentieri troviamo dei corridori, Caruso per esempio, che ha fatto decimo al Tour de France, davvero una grandissima prestazione la sua al Tour, probabilmente se gli davi la responsabilità di fare classifica magari faceva nono o magari dodicesimo. Sì. Non lo sappiamo perché questo, non lo sappiamo perché purtroppo sono anni che sono abituati a fare i comprimari, sono abituati a gestire il capitano e non sanno magari gestirsi loro, magari non è da un dato certo, magari non si sanno gestire loro, di conseguenza può essere, fanno delle scelte. È chiaro che a tutti piacerebbe vedere il successore di Nibali, lo sappiamo tutti, a tutti ci piacerebbe. E lo siamo lì che lo stiamo aspettando. Quest'anno è un anno sicuramente, Danilo, che non fa testo. Infatti non speravamo su Ciccone a vedere il protagonista di Italia, purtroppo col Covid così ha scombussolato tutto il suo programma. Quest'anno è un anno che quello che viene va sempre bene. Sono tutti bravi, chi vince è bravo, quindi. Ma siamo, guarda, Danilo, siamo contenti di vedere grande ciclismo, comunque rivederlo e vedere in questa annata, ma soprattutto annata è troppo, perché dobbiamo parlare da agosto a fine ottobre, quindi ci concentriamo in tre mesi fondamentalmente, novembre. Sì, ok. Sono bravissimi i corridori, sono bravissime le squadre, sono bravissime le società che riescono a organizzarsi e gestire un calendario così compresso. E gli organizzatori. Un'annata pazza, però da tifoso posso dire spettacolare, perché vedere una Sanremo d'agosto, una Liegi, vederla a ottobre, però è molto spettacolare. Vedi unica ma spettacolare. Vedi come Andrea, come modesto, da tifoso dice, lui ha corridori che vanno a farsi curare, a farsi vedere magari i dolorini, i problemi, perché ha campioni che vanno lì, non diciamo, però hai campioni, tu li ascolti, li capisci anche psicologicamente, perché dopo il lockdown sono venuti da te, quindi vedi i problemi che possono avere anche a livello stress o a livello fisico. Sì, con l'atleta poi se lo segui spesso entri in simbiosi e quindi riesci a capire subito come sta, cosa pensa, già dai primi minuti. Se è su di morale o se è giù. Sì. E Ballerini, per esempio, è un ragazzo che quando è a casa, io sono a casa, lo seguo. Però lui... Lui ha grinta. Sì, lui non si lamenta mai. Ballerini va forte, gli dici di allenarsi, lui si allena, lui pensa andare sempre a tutta. Quindi è un ragazzo molto umile, tra l'altro avevamo fatto il collegamento, noi ci siamo fatti videocollegamento in chat sui social. Sì, con lui, con la diretta Instagram, sì, durante il lockdown ci trovavamo compagnia. Sì, è stato molto dinamico, è stato proprio... Poi, tra l'altro, Danilo, Andrea non ti ha detto un segreto, ma tu lo sai, gli amici magari non lo sanno, il massaggiatore è il primo confidente di tutti i corridori.
concrete. Sì, questa è la cosa, sì, è la cosa bella, perché poi appunto entri, è la fiducia, entri in fiducia col corridore e quindi si vengono e si confessano oltre che rilassarsi, sì, vero. E questa è una cosa molto bella. Parlando di ciclismo, beh, abbiamo visto le fasi comunque del piccolo Giro Lombardia con la grande vittoria, anche comunque una gara splendida. C'è il ciclismo a 360 gradi, quello che ama Marco Cannone, anche perché io e lui ci scontriamo sempre, perché lui è più strada pista hard, io sono strada mountain bike, quindi facciamo un po' di sgomitati io e te, Marco. Tu sei per le ruote grasse. Io invece non sono magro, però mi piacciono di più le alte prestazioni con Danilo, però qua a furia di sfide hai la sfida con Melandri, adesso vedo la sfida con lui, questo inverno per te sarà impegnativo. Guarda, l'unica sfida che rimpiango con Marco, quando lo dico in televisione, aveva la trattoria che era uno spettacolo, perché era il nostro punto di ritrovo e quindi si parlava di tutto, così era proprio il punto di ritrovo di noi amici e corridori, scorridori, quindi è quello che manca. Parlando invece di ciclismo mountain bike, c'è stata la Coppa del Mondo di mountain bike a Novo Mesto, tra l'altro una località... Per una gara di mountain bike, vedere un arrivo allo sprint che esalta ancora di più le doti di questi speciali atleti. È difficile vedere un arrivo allo sprint in una mountain bike, dove normalmente la mountain bike è una gara prettamente in solitaria. Al massimo, infatti, classico, arrivi due o tre corridori, sì, massimo. Ma proprio qua sei, io devo essere sincero, Danilo, tu sei un grande esperto di mountain bike, io no, ma perché non mi... Allora, a me la mountain bike... La mountain bike a me piace proprio come bicicletta, perché c'è tanto da raccontare dietro una bicicletta mountain bike: gli ammortizzatori, la pressione delle gomme, la tassellatura delle gomme piccole, grosse, medie, un pollice la tecnologia è fantastica. Però io ci sono provato ad andare un paio di volte, talmente è fantastico il mezzo meccanico, talmente è penoso andarci, perché fai una fatica mostruosa. Sì. Però è divertente, dai, puoi fare pochi chilometri e divertirti. Allora, è divertentissima. Io l'ho provata l'anno scorso una volta sola a Livigno, la e-bike. Infatti Andrea ti ha detto che è divertente. Bravo, io quella. Ti stavo dicendo, infatti, perché lui prova le bike. Ma... Però fantastica. Andrea, allora, ma non mi dici le cose come stanno. Fantastica, cioè, le bike ti porta a vedere percorsi che normalmente non mi potresti dice, vedere. Mi dice, bellissima, dovresti venire con me mountain bike, vedi come ti diverti. Ho capito, poi mi avrei dice aggiunto così. Poi la e. Sul finale, sì, grande. Lui che fa coppia con Marco Melandri per quanto riguarda la mountain bike, mi ha copiato le bike, l'ho inventato, ecco, io parla sempre di e-bike, ma vai con le bike o vai muscolare? Adesso continuo, vai muscolare o vai e-bike? E vanno in e-bike. Allora, trovatemi per cortesia una e-bike e io giuro, lo dico davanti a tutti, giuro, vengo con voi. E io prometto di trovargli le bike, quindi non avrai scuse. Qua ho creato una coppia pericolosa. Andiamo avanti con la mountain bike, però abbiamo anche le immagini sempre delle gare lì di Novo Mesto, così. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Bene, abbiamo visto la prova femminile, tra l'altro una Coppa del Mondo che si è svolta veramente in 4 giorni, quindi hanno fatto 2 prove a testa. Infatti Nino Schurter non è riuscito a vincere in questa prova e quindi è già clamoroso, perché o c'è lui o c'è Van der Poel, perché anche Adrien Van der Poel, quando c'è queste gare, l'anno scorso aveva vinto lui a Novo Mesto, quindi ne aveva vinte 3 di fila, Lenzerheide, Novo Mesto, quindi Matteo si vede che va forte, lui si diverte.
secondo me Sagan tra poco va anche lui, torna anche lui alla mountain bike. Cosa dici, Marco? Sagan ha fatto le Olimpiadi, no? Sì, quindi sì, e lui arriva dalla mountain arriva bike. Da mountain bike, arriva mountain bike. Con le Olimpiadi, ma come Bernal. Beh, secondo me c'ha ancora qualche sassolino nella scarpa Peter Sagan da potersi togliere. E poi magari non è detto, Sagan lo sappiamo com'è, lui domani decide di fare una cosa, prende la fama. Sì, mi sembra in questo periodo, tra l'altro con la tappa che abbiamo visto, quella di lunedì, che sono arrivate l'Etna, quella che ha perso da Ulissi, mi sembra, non so se... Agrigento. Sì, Agrigento. Mi sembra che gli pesa un pochino forse questo periodo qua, che si diverte meno, che lui è uno che comunque... La bicicletta gli piace anche divertirsi, diciamo, come... Ho sentito una sua intervista ed era molto, molto sereno, molto tranquillo. Insomma, penso che lui non debba dimostrare niente a nessuno se non a se stesso. Tra i mondiali. Quindi, tutto, sai, il resto. Io penso che quando non riesce a trovare il ritmo giusto, non riesce a trovare la pedalata giusta, non riesce a trovare il risultato, uno come lui, che è abituato a ottenere enormi prestazioni, chiaramente si fa qualche domanda, però cioè, forse più Peter, la pressione della stampa, farti domande perché sei un fortissimo campione. E tra l'altro è sempre, diciamolo, non vi trova sempre qualcheduno che riesce a dargli la zampata in questo periodo qua, ma è sempre lì però, Danilo, però è lì. Io dico, bisogna Sagan essere anche... ha fatto quanti anni a 110% di livello? 4-5 anni a, sì, un livello pazzesco. Fino all'anno scorso. Iniziano a crescere anche gli altri, iniziano a crescere, certo, anche ragazzi che hanno magari le sue stesse caratteristiche, capisci? Quindi, insomma, è impensabile che avremmo visto Peter Sagan per 10 anni a livelli altissimi. Tra l'altro è normale. Uno che, tra l'altro uno, è uno che c'è durante la stagione, comunque, non è che fa solo 2 mesi poi sparisce, lui lo vedi, ma poi, parecchio, lo vedi. Guarda Danilo, non voglio continuare, però ripeto, quest'anno è un anno un po' particolare, c'è chi l'ha subito in un modo, chi invece ha saputo cogliere le occasioni facendosi trovare subito preparatissimo, e chi magari, c'è un corridore che in Italia, no, chi, i corridori italiani che sono rimasti in Italia non potevano allenarsi, c'erano corridori che abitano in Svizzera, sono usciti tutto Belgio, il periodo senza anche problemi, Slovenia, mi sembra, capisci? Che si allenavano. Quindi di conseguenza è un anno veramente atipico, per fortuna speriamo che sia l'ultimo, il primo, che si riprende un ritmo normale, che rivediamo, sì, vediamo i vari valori di tutti i corridori. Cosa ne pensi? Un anno sicuramente non facile per un corridore, sia a livello psicologico che fisico. Preparare una stagione senza avere l'obiettivo o senza sapere quando correrai credo che sia la cosa più difficile. Però chapeau a tutti i corridori. E... Fattore Sagan, che fa fatica a trovare la vittoria. Sagan è un grande campione. Io penso che il ciclismo sia fortunato ad avere avuto Sagan, è un campione che dà spettacolo. E anche vedere che fa secondo è bello, perché Sagan e poi è Sagan. Adesso provoco Marco, provoco Marco, poi lui lo sa. Marco, uomini di classifica generale arrivano dalla mountain bike, i velocisti allora arrivano dalla pista. C'è un nesso, c'è un collegamento di scuola. Allora, è chiaro, Danilo, che chi va a mountain bike va mountain più forte bike, in salita, mountain diciamo. Bike alleni la resistenza, pista alleni quelle che sono le tue capacità pseudo attitudinali veloci. Non ci scontriamo allora. Uomini di classifica, però, un momento, purtroppo abbiamo visto lunedì nella tappa Geraint Thomas che è caduto. Geraint Thomas però ha vinto Olimpiadi, ha vinto mondiali di inseguimento a squadre, Bradley Wiggins ha vinto inseguimento a squadre, ha vinto mondiali, Olimpiadi, cioè Sir Bradley Wiggins ha vinto Olimpiadi. Bernal arriva da mountain bike. Bernal io cerco di pareggiare. No, cerco ma di pareggiare. Ti dico, sai, no, sicuramente se, allora, su una bilancia pesa molto di più un corridore che arriva dalla mountain bike a livello di resistenza che non dalla pista, lo sappiamo. Full chi sang, arriva dalla pista ha bisogno di una trasformazione, certo, proprio generale, radicale, per poter fare. Però, però se hai il motore, alle doti, qua ma è per dare il messaggio, Marco, per dare il nostro messaggio e dire che la bicicletta va fatta a 360 gradi. No, la multidisciplina, quindi, secondo me è basilare, soprattutto nelle categorie giovanili. Per cortesia, fate praticare ciclismo e divertirsi, strada, pista, mountain bike, ciclocross, BMX, basta che sia ciclismo, perché per i ragazzi è fondamentale.
anche devono divertirsi in primis, quindi certo, avvicinarsi al ciclismo divertendosi, non c'è cosa più bella che farlo. Anche perché piace. Abbiamo visto Van Aert, Van Der Poel, che vinceva, hanno vinto tutto col cross, perché col ciclocross hanno vinto tutto. Quando l'hanno visto su strada cominciare a vincere anche le volate, vincere le classiche, cioè essere lì ai mondiali a giocarsi il mondiale, che forse ha tentennato un attimino nel momento che ha attaccato Alaphilippe, ma guarda, dico, non pensava che andava all'arrivo, forse Danilo perso l'attimo. Sicuramente ha perso l'attimo, ha fatto un numero Alaphilippe, ha fatto un numero, questo è, lui ci ha messo il cuore innegabile. Secondo me lì anche lui, a mio avviso, io l'ho visto pedalare, pedalava molto 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 bene, secondo me era un po' troppo sicuro di se stesso e ha dato troppo spazio, poi non ha trovato collaborazione, perché va anche detto questo, sono curati, va anche detto questo, sai, negli ultimi 20-30 chilometri di un campionato del mondo professionisti, al di là della maglia che indossi, ci sono i pantaloncini che indossi. Sono arrivati gli uomini del tour, Marco, beh, sì, al certo, mondiale. Ma è normale. Come, allora, come nei mondiali classici tutti vanno alla Vuelta per preparare rifinire il la mondiale, gamba. E chi faceva il Tour de France in automatico era più avvantaggiato. E può essere la dimostrazione della tappa dell'Etna. Primo arrivo in salita all'Etna, dove abbiamo visto, beh, Thomas no, perché per una caduta, perché ha avuto problemi per una caduta brutta e rischiosa, perché veramente caduto male, e però abbiamo visto Yates, che era uno dei favoriti, andare in crisi. Può essere i 15 giorni infatti di spazio che c'è da una Tirreno che lui ha vinto, comunque che è uscito molto molto bene, e hai uno spazio di tempo che magari qualche corridore perde il ritmo e poi ci vuole il tempo per riprenderlo e può andare in crisi magari sulle prime salite. Nuovamente un anno particolare, tu per poter preparare una grandissima gara a tappe come il Giro, il Tour, la Vuelta, hai bisogno di una programmazione, certo, una programmazione datata, cioè non è che te la inventi dall'oggi al domani, hai bisogno di una programmazione datata fatta di mesi. I ragazzi a luglio facevano ancora i rulli, a giugno facevano ancora il ciclo mulino, facevano, capisci? Tra l'altro, parlando con Andrea, dicevamo del problema di allenarsi sui rulli. Che sì, io più volte, sì, più volte ho consigliato agli atleti di stare molto attenti. Vedevo atleti fare 3, 4, 5 ore di rulli, e tralasci particolari, ma a livello fisico può creare poi un sacco di problemi quando poi trasporti, vai in strada. E quindi ai miei tempi, e Danilo chiaramente, perché siamo più o meno nello stesso periodo, diciamo nello stesso decennio, i rulli li facevi il primo giorno che pioveva. Il primo, e secondo, mettevi la mantellina e uscivi. Già al secondo mettevi la mantellina e ti andavi ad allenare, ma non perché proprio era stressante. Era stressante, era. E poi facevo mezz'ora, 40 minuti di lui, poi scendevo, dicevo, no, basta. Domani, sperando che sia una bella giornata, vado. Se no, se piove, prendo e mi alleno stesso. Quindi non so veramente che sacrifici hanno fatto questi atleti. Infatti, questo è un cambiamento anche di mentalità proprio, perché vedere che fanno tante ore sui rulli così, veramente ai nostri tempi era stressante. Io mezz'ora, 40 minuti con la televisione, perché se no allora, in garage, qui come ci sono si diceva due, una volta, ci per raccontarla. Ci sono due aspetti, no Danilo? Ci sono due aspetti. Come sempre c'è la medaglia e il rovescio della medaglia. Allora, se con l'allenamento fatto sui rulli vai a risolvere i tuoi problemi, nel senso tu ti alleni sui rulli, vai alle gare, sei fortissimo, Danilo, abbiamo risolto i problemi della sicurezza, ok? Perché tu ti alleni in casa, ti alleni al coperto, non alle intemperie, non sulla strada, non nella pericolosità, sì, vai sui rulli, tutti vanno sui rulli, domenica andiamo a correre, il più forte vince. Però non c'è, però la bellezza, non, è così. Non c'è, Danilo, la bellezza, no, del, Danilo, paesaggio. Non è ciclismo. Non è ciclismo. No. Non è ciclismo e non è così, per fortuna. Per fortuna serve non avrei mai corso in bicicletta. No, io nemmeno. Serve ancora una programmazione, serve una preparazione, serve un fisioterapista, serve un direttore sportivo che ti dà i consigli. Prendere l'aria in faccia. Che ti senti bravissimo. Questo serve. Perché il vento in faccia bisogna sentirlo. Quello che abbiamo visto e vissuto con gli atleti, ripeto, per fortuna, spero che sia solo una parentesi che si sta per chiudere. Bene, siamo arrivati in conclusione, intanto a me ha fatto piacere veramente avervi qua ospiti, Marco è sempre un piacere, perché ti aspetto ancora, perché comunque
quando vuoi, Danilo. Sai che noi abbiamo iniziato, io ho iniziato con te, non so, forse più di 10 anni fa, no, di più, oltre 15 anni fa. È vero, con gli speciali sul Giro d'Italia e sul Tour de France. Quindi prima della fine del Giro d'Italia ci rivediamo, a fine del Giro d'Italia, così parleremo di facciamo un po' le conclusioni e poi delle tue telecronache, perché comunque tu fai le telecronache Eurosport, quindi ti ascolteremo e ti seguiamo, così se dice qualche cosa di sbagliato lo riprendiamo subito. Starò, da oggi starò molto più attento. Sì, perché è lo sport preferito ormai, stare attenti tra noi corridori, a parte gli scherzi. Però ringrazio Andrea Schiavone, anche Andrea, ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a te, Danilo, grazie a voi. Beh, forse alla prossima puntata non diciamo niente, ma ci saranno altri ospiti sempre speciali, abbiamo sempre i nostri amici e campioni, quindi grazie a Marco Cannone, grazie Andrea Danilo, Schiavone, grazie a tutti. L'appuntamento è con grazie By Show, voi. Ci vediamo settimana prossima, ciao a tutti. For sure, I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more, so I can go until I blow up. And I can drink until I throw up. And I don't ever, ever want to grow up. I wanna keep.